conosciuta poco dopo il mio arrivo nel 1988 alla facoltà di economia di Urbino. E si è creata da subito una buona sintonia. Roberta era una persona molto schietta, quindi diceva le cose in modo diretto. Aveva una capacità, come è stato ricordato anche questa mattina, di ascolto e era in grado anche di aggregare i colleghi intorno a dei progetti. Era una persona che ha dato tanto sia alla facoltà di economia e anche ha lavorato alla facoltà di giurisprudenza e quindi all'Ateneo. Un ricordo di Roberta Rinaldi sono alcune piccole cose: il suo sorriso, la sua semplicità e l'eleganza con la quale sapeva interagire con tutti noi. Quest'anno sono i 10 anni dalla scomparsa di Roberta Rinaldi, che è stata professoressa nell'Università di Urbino e nell'Università di Bologna. A Urbino ha insegnato per tanti anni, circa 20 anni, e ha contribuito a fondare, a costruire, a fondare, a far crescere la facoltà di economia. E poi dopo, negli ultimi anni della sua vita, ha insegnato all'Università di Bologna, da cui anche il suo impegno di ricerca e di studentessa è partito, perché essendo lei stata una laureata dell'Unibo e avendo mosso all'Università di Bologna i primi passi. Per cui abbiamo voluto con questo convegno ricordarla nei 2 atenei in cui lei ha dato, in termini di didattica, in termini di ricerca. In particolare nell'Università di Urbino lei ha contribuito molto agli organi, all'attività degli organi accademici e allo sviluppo della facoltà di economia e delle materie giuridiche nella facoltà di economia. Dopodiché abbiamo anche voluto ricordare il suo impegno come studiosa, come ricercatrice. Lei, grazie ai colleghi urbinati, non soltanto giuristi ma anche gli economisti, anche gli aziendalisti, è riuscita a scoprire nuovi filoni di ricerca ibridando il diritto tributario con altre materie in una logica interdisciplinare che oggi è assolutamente molto attuale, moderna, ma che lei in tempi già, come si dice, non sospetti, aveva iniziato a lavorare su questo aspetto. E poi c'è l'elemento umano, l'elemento relazionale che ha contraddistinto fortemente Roberta Rinaldi, e chi la ricorda anche e soprattutto per questo, che è l'eredità che lei ha lasciato sul piano personale a molti amici, a molti colleghi che con lei hanno condiviso una parte importante della loro vita accademica, del loro percorso personale, che hanno voluto a tutti i costi essere presenti qui oggi in Urbino per ricordarla. Ho conosciuto la professoressa Rinaldi da quando è venuta qui ad Urbino. Siamo cresciuti accademicamente insieme. Aveva grandi doti di equilibrio, grandi capacità di valutare le persone, capacità di affrontare con serenità, ottimismo, ma profondità anche i problemi. E quando io sono stato direttore d'istituto, poi preside, è stata una consulente, diciamo, per me molto importante, perché mi ha aiutato tantissimo ad affrontare tutti i problemi che si ponevano. Una persona che ho stimato tantissimo, verso la quale ho avuto un grande affetto, e la sua perdita è stata per me un dolore altissimo. Abbiamo passato tanti momenti felici insieme, sereni, qui a Urbino, ma anche a Bologna, in tante occasioni. Dicevo nel mio intervento che dopo che lei è mancata ho tenuto per molti anni la sua fotografia sulla scrivania, proprio per avere un conforto, come mi dava quando era mia collega e quando mi rivolgevo a lei per chiederle consiglio anche sulle scelte che dovevo fare nei miei incarichi di responsabilità. Quando se ne andò lasciò un segno, ovviamente perché era una persona giovane, perché era una persona brillante, perché era molto amica, come abbiamo sentito nel convegno, di tutti i colleghi. Però non dobbiamo fermarci a questi aspetti, perché quella figura era una figura di studiosa
che si stava imponendo e si era già imposta nella nostra facoltà come professore. Era un professore che non confondeva la professione giuridica con lo studio del diritto. Lo studio del diritto era dignitoso di per sé e lei rappresentava lo studioso. Nello stesso tempo voleva proprio rompere la diatriba tra momento applicato e momento teorico e perciò guardava con gli strumenti della sua disciplina a una società complessa, una società che bisognava interpretare. Perciò i rapporti sociali erano alla base del suo studio e del suo essere professore. Questo era l'origine del prestigio che Roberta aveva verso gli studenti. E questo potrebbe essere un segnale da ridare agli studenti, cioè si creano dei modelli proprio perché sono rigorosi, seri, non compromissori, ma anche nello stesso tempo ponderati. Questo era anche il clima che regnava tra noi colleghi e che faceva di Roberta una confidente. Si parlava con lei per consigliarsi o per chiedere opinioni e a poco appunto cominciava a costruirsi la strada per designarla a preside della facoltà. E poi invece la vicenda umana l'ha richiamata a Bologna, dove purtroppo la sua esperienza si è interrotta troppo presto. Ho conosciuto Roberta Rinaldi già dal suo primo giorno di presenza nella facoltà e devo dire che ebbi un'impressione molto molto positiva. Era una persona gentile, molto disponibile e ha dato un contributo alla creazione della facoltà, perché la facoltà non esisteva e quindi l'Ateneo con il rettore, magnifico rettore Carlo Bo, Isa Marchini e Giancarlo Polidori avviarono la costruzione della facoltà. Roberta si unì al gruppo che già esisteva nel 1983. Il suo contributo a costruzione di questo progetto è stato sempre determinante. Lei era molto concreta, aveva un approccio gentile, non cercava di forzare le soluzioni, anche se poi le sue proposte erano sempre accolte, perché erano proposte concrete che portavano a quell'obiettivo che era poi l'obiettivo di tutti, di creare una facoltà di economia. Io conservo nel cuore tanti ricordi che hanno caratterizzato il nostro stare insieme con Roberta qui a Urbino.